però sono in numero, di, numero minore e con una formazione molto diversa. Il nostro compito è riuscire in qualche maniera a fare questa lunga transizione che sarà sia per la parte di lavoro privato che la parte di lavoro pubblico. Non dimentichiamoci questo. Con questo non vuol dire aver paura dell'innovazione, ma occorre essere artefici del nostro destino. L'Agora. Velocissimo. Siamo in un circuito vizioso, abbiamo globalizzato il mercato delle merci e dei servizi prima di globalizzare i diritti, prima di globalizzare i diritti, gli stipendi, la tutela dell'ambiente. Quindi abbiamo fatto il percorso inverso. Ora è chiaro che la risposta deve essere politica e internazionale, anche se sull'elusione fiscale finalmente l'Ecofin, il Consiglio dei Ministri Finanziari, ha detto ci vuole una web tax almeno europea e anche noi ci stiamo lavorando in Commissione Industria. Però come sempre vi ricordo, noi abbiamo in mano un potere enorme, perché se noi continuiamo ad acquistare dalle solite banche, dalle solite assicurazioni, dalle solite compagnie elettriche, dalle solite multinazionali, gli diamo più forza e loro delocalizzeranno ancora di più, andranno ancora di più in cerca dei mercati ancora più economici. Sappiate che in Cina non si va più a investire, perché in Cina adesso lo stipendio medio di un operaio è $600, è tanto. Allora si va in Bangladesh, si va in Pakistan, si va in India, che costa ancora di meno, ed è una continua rincorsa verso il basso. E per quello che io dico, che a livello di consumatori possiamo fare moltissimo, dobbiamo scegliere i fornitori che tutelano maggiormente i diritti dei lavoratori, altrimenti seguiamo il ramo dell'albero sul quale siamo seduti. Grazie a tutti. Si darà la buona sicurezza e soccorso per due minuti.